L'amministrazione comunale ha chiesto alla Regione siciliana, ente proprietario, la proroga della concessione temporanea in scadenza del Teatro Popolare Samonà. Il teatro, dichiarano il sindaco Valente e l'assessore Caracappa, ha necessità di alcuni lavori di manutenzione, soprattutto all'impiantistica, per renderne pienamente fruibili gli spazi. Nell'emore della loro esecuzione di un momento di concertazione, il Comune di Sciacca ha chiesto la proroga della concessione con una validità pluriennale non più. Annuale per consentire una migliore programmazione degli interventi che necessitano e delle iniziative che si intendono organizzare. L'amministrazione comunale precisa di chiedere la gestione del teatro Samonà nello stato di fatto in cui si trova previo rispetto degli impegni che la Regione Siciliana ha assunto da tempo e che sono stati confermati recentemente. Si fa riferimento al sopralluogo fatto al teatro dal presidente della Regione Nello Musumeci nel corso della visita a Lampo e a sorpresa avvenuta. In città nelle scorse settimane, a ridosso peraltro, della polemica sul mancato inserimento della struttura Saccense tra quelle che in Sicilia hanno ottenuto i finanziamenti. E questo è il destino del Teatro Saccense, quello di alimentare solamente polemiche politiche e il consueto scarica barile di responsabilità tra l'amministrazione locale, concessionaria del bene e la regione che ne è proprietaria. Il risultato è che il Samonà continua a rimanere chiuso perché il governo regionale promette interventi Finanziari che non arrivano e il Comune di Sciacca chiede proroghe della concessione del bene, senza riuscire fino ad ora a renderlo fruibile. Non a caso, proprio recentemente, la Federazione Italiana Teatro Amatoriale, con il presidente provinciale Salvatore Catanzaro, ha chiesto un incontro al sindaco Francesca Valenti finalizzato ad un percorso che porti effettivamente alla valorizzazione del teatro di Sciacca.